Ok, si è sbloccato. Andiamo un attimo a controllare il touchscreen e le funzioni se sono ok. Sembrerebbe tutto a posto. In questo momento c'è anche comunque questa pellicola che... Però sembra tutto ok, quindi lo spegniamo immediatamente. Vedete quanto è sottile lo schermo, oltre non ce ne rendiamo conto. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Dopo un po' di tempo di assenza di contenuti di questa tipologia, vi lascio le schede sulle vecchie sostituzioni di display. E oggi ritorniamo purtroppo, ecco perché purtroppo le sfortune non vengono mai da sole. Non uno, ben due dispositivi si sono guastati. Questo è il mio Honor View 10 Lite o Honor 8X a seconda i mercati di distribuzione. Purtroppo è proprio volato via dalla tasca andando in moto ed si è completamente distrutto il display, vedete in più parti. Fortunatamente la cover posteriore, che anch'essa è di vetro in questo modello, non si è danneggiata. Quindi oggi andremo ad procedere con la sostituzione. Questo è il kit, vi lascio tutti i link in descrizione. Il kit è comprensivo di tutti gli accessori, quindi cacciaviti, ventosa per rimozione del display e i plettri fondamentali per rimuovere i vetri e le plastiche, anche questi accessori per effettuare pressione. E questa invece l'ho acquistata separatamente, è una colla siliconica B7000, anche per questo vi lascio il link in descrizione. Qui abbiamo il display, vedete come vi dicevo prima l'indicazione Honor 8X, perché in alcuni mercati, nei mercati internazionali, la denominazione di questo modello non è Honor View 10 Lite, bensì Honor 8X. Questa tipologia di display che ho acquistato è già comprensiva di case, quindi vedete dovremmo andare ad semplicemente rimuovere il display, rimuovere prima di tutto il cover posteriore e andare ad sostituire sia la scheda madre che la batteria che la scheda inferiore, trasportandola sul nuovo case. Questo è il connettore che proviene direttamente dal display, che è già premontato su questo case. L'unica differenza sta nel fatto che questo case purtroppo ha una finitura nera, a differenza del mio che è questo colore azzurro, però dico, poco importa, l'importante è che abbiamo la risoluzione del problema. Ok, iniziamo da subito con la rimozione del display posteriore. Io inizierò ad utilizzare un fono proprio perché ovviamente si può utilizzare anche la pistola termica che io ho anche, ma è più che sufficiente il fono anche per farvi capire che dico, in una funzionalità homemade si può tranquillamente utilizzare uno strumento che abbiamo tutti a casa. Ovviamente scaldiamo le parti lungo tutto il perimetro, il bordo del display, in modo tale che andiamo ad poter rimuovere la pellicola della colla siliconica che viene installata in fabbrica. Ok. Purtroppo, vedete, bisogna fare una leggera pressione fin quando riusciamo a trovare un punto di appoggio e di leva utilizzando gli strumenti che abbiamo in dotazione, quindi sia le leve che il plettro, che possiamo andare a far scorrere se necessario. Andiamo anche a riscaldare ulteriormente la parte, in modo tale che, avendo già trovato un punto di leva, sia sufficiente. Prendiamo, ripeto, il plettro, facciamo scorrere tutto lungo il bordo,
così da quindi scollare totalmente le colle che sono state utilizzate in fase di assemblaggio in catena di produzione. Vedete, molto semplice, si viene rimosso. Ovviamente facciamo attenzione perché è presente il connettore del lettore di impronte digitali, quindi non solleviamolo totalmente, abbiamo qualche residuo di colla ovviamente che poi andrà rimossa. Possiamo quindi andare ad rimuovere questa piccola pellicola che copre il connettore, mi avvicino un po' con l'inquadratura così da migliorare la visibilità. Solleviamo questa piccola pellicola che forse neanche si vede nell'inquadratura, che non fa altro che tenere ulteriormente fermo il connettore delle impronte digitali. Dobbiamo sollevare la sede del connettore, che questo non è un connettore a pressione ma a slitta. Allora, rimosso il fermo del connettore, possiamo sfilare direttamente la piattina del connettore del lettore di impronte digitali, quindi siamo così liberi dal vetro o cover esterna del retro. Ovviamente poi andranno rimossi i residui di colla per consentire una corretta adesione poi in fase successiva di rimontaggio del vetro posteriore. E allora iniziamo con il vero e proprio disassemblaggio. Dobbiamo andare a rimuovere con il nostro giravite le viti presenti nel case, perché saranno necessarie per andare a rimuovere questa piccola cornice che non si intuisce dalle immagini, ma tutta questa ghiera che sto andando a svitare copre con questa cornice poi tutti i connettori sottostanti, batteria e flat anche del display. Quindi rimuoviamo tutta la biteria. Vedete, io accanto ho il case, diciamo quello che sarà oggetto di sostituzione, vado via via rimuovendo le viti che abbiamo. Peccato che i giuvetti non siano magnetici, quindi mi sto aiutando con una piccola pinzetta per rimuovere tutte le viti. Allora, completato quindi tutta l'operazione di svitamento delle viti, dobbiamo trovare un punto al solito di leva per sollevare la cornicetta. Io ho trovato qui in corrispondenza della batteria, con una leggera pressione, trovando questo punto di leva. Ovviamente va sempre tolto e rimosso lo slot che nel UDC Lite contiene le due SIM, se non dual SIM, ed la scheda SD. Allora, sto mettendo una leggera pressione in corrispondenza dei punti dove abbiamo un po' di spazio. Vedete, la ghiera metallica è poi di collegamento e copertura di tutti i connettori e poi copre tutta la bordatura. Aprendo, andiamo a rimuovere questa piccola cornice metallica. Abbiamo immediatamente il connettore delle impronte digitali che, come avete visto, era collegato al retro, però possiamo mettere da parte. La primissima operazione da effettuare è proprio quella di andare a disalimentare la batteria, sempre per lavorare in sicurezza. E adesso andiamo ad testare, ovviamente prima di disassemblare tutto, andiamo a testare il nuovo display. Quindi scollego il connettore, che è questo che vedete sulla sinistra, adesso vi faccio vedere il collegamento con il display che andiamo ad effettuare. Quindi io utilizzerò, oltre ovviamente a verificare che sia sempre comunque integro
nella sua superficie esterna, la cosa fondamentale è andare a verificarne il funzionamento, quindi che si avvii, che si accenda e che il touchscreen funzioni. Allora, prima di procedere a disassemblare tutto, ovviamente assicuriamoci che il kit del display ricevuto sia funzionante. Purtroppo è proprio quello che mi è successo, ho dovuto rispedire il tutto, però perché in questa fase di test risultava con una riga il display che ha ricevuto. Allora, quindi accendiamo, ovviamente io questo l'ho già testato, quindi lo faccio insieme a voi in diretta. Vedete, ho senza smontare il nulla, ho semplicemente messo il flat nel connettore, come vedete in questa foto del telefono. Allora, ho collegato vedete, già si è acceso, in questo momento ho collegato il connettore della ricarica. Lo avviamo. Andiamo a testare ovviamente sia che tutti i pixel siano funzionanti del display, ma sia anche la funzionalità del touchscreen. Qua. Si è avviato. Ok, in questo momento ovviamente non essendoci il sensore delle impronte, ok. Ok, si è sbloccato. Andiamo un attimo a controllare il touchscreen e le funzioni se sono ok. Sembrerebbe tutto a posto. In questo momento c'è anche comunque questa pellicola che però sembra tutto ok, quindi lo spegniamo immediatamente. Vedete quanto è sottile lo schermo, oltre non ce ne rendiamo conto. Ok, spegniamolo. Procediamo a scollegare immediatamente la batteria, sempre in sicurezza, e poi subito dopo il flat del display. Ok, possiamo procedere quindi al disassemblaggio per il collegamento del nuovo display.